Ehi, oggi ti porto con me alla scoperta di altri segreti della città di Pompei! Pensa un po', ti mostro la famosissima Casa del Fauno in Via della Fortuna. Io sono Arte Concas e ti racconto i segreti dell'arte. Vuoi venire con me a Pompei a vedere una casa romana? Dai, subito, preparati! 1, 2, 3, via! Eccomi di nuovo a Pompei. Ti ricordi? L'antica città che è stata tutta coperta di cenere per colpa del Vesuvio. Quella specie di montagna che in realtà è un vulcano. Ma no, niente paura. Ora il vulcano si sta facendo un lungo riposino e non si sveglierà. Ma che ne dici? Hai voglia di fare un giro per le strade di Pompei? Allora seguimi, perché ti farò vedere delle vere e proprie meraviglie! Che bella Pompei! Così ricca di bellissimi edifici, di templi enormi, ma soprattutto sono tantissime case dove abitavano gli antichi romani! Oggi ti porto con me a visitare una delle case più belle e grandi di tutta Pompei, la Casa del Fauno, che si trova in Via della Fortuna. Che nome strano, eh? Ma lo sai perché si chiama così? Perché proprio al centro della casa è stata trovata una statua molto insolita, quella di un fauno che balla! Che buffo! Ma tu lo sai che cos'è un fauno? Ecco, il fauno era una specie di divinità, viveva in mezzo alla natura e se ne stava tutto il giorno in giro per i boschi a suonare il flauto, a mangiare e a dormire. Era proprio un pigrone e non ha mai voglia di fare nulla. Ma non è l'unica cosa che si può vedere in questa casa, perché qui è nascosto un messaggio segreto. Vuoi scoprire quale? Oh, proprio davanti alla porta della casa c'è uno splendido mosaico. Aspetta, ma tu lo sai che cos'è un mosaico? Un mosaico è fatto di tante, tantissime piccole pietre messe tutte vicine per creare un disegno enorme. Le pietre possono essere di tutti i colori, gialle, rosse, blu, verdi, insomma di tutti i colori dell'arcobaleno. Oh, alcune di queste sono davvero preziosissime, ricoperte d'oro, pensa un po'. E il mosaico diventa così come un tesoro. La Casa del Fauno è piena di mosaici, ce ne sono sui muri, sul soffitto e anche per terra. E ce n'è uno molto, molto particolare. Vuoi vederlo? Eccolo qui. I romani hanno scritto qualcosa, un messaggio segreto. Ma cosa vuol dire? Aspetta, ora lo leggo. Aiuto, ma che parola strana. Ma aspetta, io so cosa significa. Ave significa ciao. Oh, ecco svelato il mistero. Questo è il modo in cui si salutavano i romani. Ave. Ah, quanti tesori nasconde ancora Pompei. Ma per scoprire gli altri, aspetta la prossima puntata. E se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte. Ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Concas Kids.